Allora, io Angelo entrerei subito nel merito con te, subito una domanda che fa, come ho detto alla dottoressa, ho chiesto alla dottoressa, un caso che ovviamente sta tenendo alta l'attenzione più dei vaccini stessi, che è questo, che è il caso AstraZeneca. Abbiamo detto che il vaccino AstraZeneca è la casa produttrice, il vaccino è Vax Zevria. Quindi anche lì non possiamo dire che c'è stato un cambio di nome, possiamo dire che quel vaccino non aveva il nome, è stato dato un nome al vaccino. È risultato un pochettino più rischioso degli altri, ovviamente alcuni effetti ci sono stati, ma tutto questo caso, possiamo dire che è un caso mediatico perché forse qualche errore anche dal punto di vista comunicativo e come è stato comunicato questa notizia, possiamo dire che c'è stato. Sì, è un caso anche mediatico, nel senso che questi eventi rari sono stati rilevati. L'EMA, nell'ultima comunicazione che ha fatto, ha detto che insomma, è da inserire tra gli effetti avversi molto rari, estremamente rari del vaccino, della vaccinazione, queste particolari tipologie di trombosi, che non sono neanche le trombosi in generale, sono delle trombosi cerebrali e dell'addome. Quindi stiamo parlando veramente di casi specifici. Sono casi molto molto particolari e molto molto rari. Stiamo parlando di 72 casi su 25 milioni di vaccinazioni e 18, 20, 19 eventi fatali, cioè 19 decessi. Quindi stiamo veramente parlando di casi molto molto rari. Quindi, fatto salvo questo, ci sono stati tanti errori di comunicazione da parte dell'azienda farmaceutica, ma non solo, anche degli esperti, dei media, delle istituzioni della casa farmaceutica stessa, come dicevo. Ma già da diverso tempo l'epidemiologo di Stato americano, Anthony Fauci, ha parlato nel caso di AstraZeneca, ha detto che è un buon vaccino, ma stanno facendo tanti errori non forzati, usando un linguaggio tennistico. Gli errori non forzati sono quelli, gli errori, il doppio fallo quando si sbaglia, oppure una schiacciata sbagliata, quando insomma uno dei due atleti fa degli errori semplici e quindi favorisce l'avversario, dà appunto all'avversario con errori che avrebbe potuto evitare, quasi come di autogol, possiamo dire nel calcio. E ne abbiamo visti tanti dall'inizio. Molto spesso la comunicazione di AstraZeneca è andata per comunicati stampa diffusi prima che i dati fossero disponibili, ma questo già in fase dei test clinici. Poi c'è stato un altro piccolo qui pro quo sulle dosi del vaccino, per cui il vaccino risultava efficace con un mezzo dosaggio e poi una seconda dose di richiamo rinforzata. C'è stato un altro errore, un'altra comunicazione piuttosto opaca anche nel recente test fatti negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano chiesto ulteriori studi sulla popolazione americana, statunitense del Centro America sul vaccino, per far sì che poi la casa farmaceutica potesse richiedere l'autorizzazione per l'uso di emergenza anche negli Stati Uniti. Hanno comunicato una percentuale di efficacia superiore a quella che poi era effettivamente. Quindi sono stati tanti perché avevano escluso una serie di dati successivi, di analisi successive che erano state fatte, che gli Stati Uniti e che il comitato di esperti esterno, indipendente delle varie agenzie del farmaco, in questo caso statunitensi, avevano monitorato e quindi avevano chiesto di integrare nelle analisi presentate dalla casa farmaceutica. Quindi ci sono stati tanti errori di comunicazione già da parte della casa farmaceutica. E poi c'è stata tutta una serie di informazioni troppo semplicistiche date dalla politica e dai media, per cui c'è stato un inseguirsi
sono partiti le varie autorità farmaceutiche e quindi poi e i vari governi che in vari diversi paesi d'Europa hanno cominciato a sospendere l'utilizzo del vaccino prima ancora che l'Agenzia Europea del Farmaco, nel caso dell'Italia, l'Agenzia Italiana del Farmaco prendesse posizione. Non solo, in Italia ci sono state delle informazioni contraddittorie, per cui una data giornata l'Agenzia Italiana del Farmaco ha detto che non c'era un rapporto di causalità tra vaccinazione e trombosi. Il giorno dopo l'Agenzia Italiana del Farmaco si è trovata a dover sostenere e giustificare la decisione dell'Italia di sospendere l'utilizzo del vaccino. L'Italia nel frattempo aveva deciso di seguire la decisione presa da Germania e Francia, che avevano optato per una sospensione per ulteriori accertamenti. Questo perché? Perché molto spesso il tempo delle decisioni è stato più rapido in questo caso dei tempi della comunicazione, per cui la Germania ha deciso di sospendere il vaccino, le motivazioni si sono capite il giorno dopo, quando l'istituto tedesco che stava seguendo, monitorando questi casi, ha parlato per la prima volta di questi casi di trombosi cerebrali, di trombosi dell'addome, e ha detto sono un po' troppe per essere queste tipologie di trombosi, quindi fermiamoci un attimo e valutiamo. Ecco, se a monte, e qui do una responsabilità ai media, si fosse fatta, invece di inseguire le notizie e l'aneddotica dei singoli casi, i giornalisti avessero spiegato come funziona la farmacosorveglianza. Guardate che sospendere un vaccino non è una cosa estemporanea, succede. Se avessero dato informazioni di tutto il percorso, il processo di farmacosorveglianza, avremmo avuto come cittadini una serie di informazioni che non ci avrebbero fatto scattare l'allarme e non ci avrebbero, insomma, spaventato. Detto questo, tutte queste cose insieme hanno generato l'idea, hanno contribuito a generare l'idea che il vaccino di AstraZeneca, ma Vaxzevria, sia un vaccino di serie B. Perché? Perché si è detto Moderna e Pfizer hanno un tasso di efficacia maggiore, questo è un tasso di efficacia minore. In realtà i vaccini non vanno comparati per il tasso di efficacia, quelli sono i risultati dei test clinici, ma va visto l'efficacia del vaccino sulla lunga durata, e quindi ancora presto per stabilire qual è il vaccino migliore. L'altro giorno è uscito un articolo di Al Jazeera, ma da un titolo molto simpatico, diceva qual è il vaccino migliore? Si può fare una classifica dei vaccini, dice il vaccino migliore è quello che ti fai per primo, quindi non è una classifica di calcio, non sono i sondaggi della politica, insomma sono cose diverse. Ottimo, ottima risposta, grazie. Vale, vado io, vai tu. Abbiamo un altro... No, perché prendendo spunto anche degli articoli riassuntivi che abbiamo letto su Valigia Blu, volevo collegarmi a questo tema per fare un'altra piccola analisi, ovvero noi viviamo una situazione, ad esempio in Toscana, in cui si è molto discusso nell'ultimo mese se la Toscana stesse andando bene o male, ed è sempre difficile comunque valutare i dati anche quando i dati sono oggettivi, perché se uno mette l'aspetto su una questione piuttosto che su un'altra può cambiare anche il giudizio. Volevo approfittare però per chiedere, dal punto di vista invece dell'Italia, rispetto agli altri paesi, come sta andando secondo te la vaccinazione in Italia rispetto agli altri paesi? Possiamo prendere come esempi positivi quello che sta succedendo in Israele o in altri paesi? Allora, più che esempi positivi, perché la pandemia alla fine è una cosa nuova, questo virus è nuovo, non lo conosciamo e quindi soprattutto non conosciamo i tempi di evoluzione e come evolverà tutto quanto. E quindi si è parlato molto tante volte in questo due mesi di modelli, prima per il tracciamento, poi per come hanno fatto le misure di contrasto al virus. Molto spesso sono stati, alcuni paesi sono diventati dei modelli, sono stati utilizzati come modelli per poi essere
messi da parte, nel senso che nell'arco dell'andamento della pandemia, anche in quei singoli paesi, hanno incontrato delle criticità e quindi non potevano più essere dei modelli. Un modello da questo punto di vista erano alcuni paesi del sud-est asiatico all'inizio si è parlato del modello Taiwan, Corea del Sud, e poi invece i casi sono aumentati anche lì. A un certo punto si è parlato in Italia, tra virgolette, di Sardegna, zona bianca, come modello da seguire per tutte le altre regioni, in realtà è diventata zona rossa dopo 2 settimane. E quindi anche con Israele e anche il Cile a un certo punto è stato utilizzato come esempio. Ecco, diciamo che è ancora presto per capire se sono dei modelli da seguire. Sicuramente Israele però è il luogo dove guardare adesso per vedere che sta succedendo e per vedere appunto se funziona, in quel caso sì, vedere di seguire. Cosa hanno fatto in Israele? In Israele hanno fatto due cose. Hanno fatto un lockdown serrato, molto lungo, nel momento in cui i casi stavano aumentando, un po' come è accaduto nel Regno Unito, con poi aperture graduali man mano che i casi, le nuove infezioni scendevano. Contestualmente hanno iniziato una campagna vaccinale a tappeto. È l'unico stato nel mondo in cui più del 50% degli abitanti ha ricevuto anche la seconda dose. Loro hanno fatto un contratto con Pfizer, che all'inizio è stato molto criticato. Perché? Perché in pratica mettevano a disposizione, hanno fatto una specie di sperimentazione su tutta la popolazione israeliana. Quindi si vedeva, Israele ha ottenuto tantissime dosi e prima degli altri, che ha comprato ovviamente, però che cosa tornava in più per Pfizer e BioNTech? La possibilità di avere dei dati sull'andamento dei. Una sorta di test clinico a cielo aperto, praticamente, fatto in tempi molto brevi. E questo ovviamente tutta una serie di esperti sulla privacy, anche nella società israeliana, hanno fortemente criticato questo tipo di accordo. Però i risultati di questa vaccinazione di massa hanno portato la possibilità di aprire, di avere finalmente degli eventi un po' come era prima della pandemia, a patto che i partecipanti a questi eventi fossero vaccinati e provassero la loro avvenuta vaccinazione con una sorta di passaporto vaccinale, una sorta di QR code che presentano sul cellulare. Ora, i tempi ovviamente sono sempre lenti per poter valutare l'efficacia, cioè, se sta funzionando, se il vaccino funziona, perché? Perché ovviamente i tempi dei contagi non li vedi immediatamente, l'abbiamo visto anche con la cosiddetta variante inglese, fino a quando è diventata predominante sono passati 2 mesi in Italia, ma era già presente 2 mesi fa e già dicevano 2 mesi fa i virologi e gli epidemiologi che quella variante sarebbe diventata predominante. Quindi, da un lato, Israele può essere un modello, cioè è il luogo dove guardare, ma non è ancora un modello da seguire, perché non sappiamo che cosa accadrà con queste avvenute aperture. Ed è un luogo dove guardare, è molto interessante perché nel caso in cui le infezioni rimanessero basse, questo significherebbe che il vaccino di Pfizer e BioNTech è in grado non solo di contrastare le varianti, ma anche di evitare che le persone si contagino, perché finora il tasso di efficacia, cioè diciamo questi vaccini funzionano, quello che è certo è che funzionano per ridurre la gravità della malattia e impedire che le persone finiscano in ospedale e
insomma, ridurre i decessi. Però ancora non c'è certezza sul fatto che i vaccini possano impedire i contagi. Quindi se i contagi resteranno bassi, ecco, da questo punto di vista avremo un'informazione molto importante su questo vaccino. Come sta andando l'Italia? Vabbè, l'Italia sta andando peggio rispetto... Diciamo che c'è stata una partenza soprattutto quando hanno cominciato a vaccinare il personale medico ospedaliero nelle RSA. Notizia di questi giorni, insomma, con la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi, che c'è da vaccinare, finire da vaccinare gli over 80, gli over 70, le persone fragili, e quindi cercare di appiattire la curva dei contagi e delle gravi infezioni, delle gravi forme di malattie verso i confronti delle persone più adulte. Detto questo, la questione sui vaccini in realtà è più complessa. Diciamo che quello che si sta scontando adesso è l'assenza di una regia globale internazionale. C'è stata una corsa nazionalista ai vaccini, per cui si è creata una situazione per cui ci sono degli stati che hanno tante dosi di vaccino, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, e altre che ne hanno meno. E purtroppo questo poi che fa? Ritarderà sempre di più il momento in cui si potrà dire di essere usciti dalla pandemia, perché la pandemia riguarda tutto il mondo, e quindi è sufficiente un focolaio grosso in un'area del mondo per cui i contagi possono tornare a riprendere. E quindi da un lato c'è questo, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha cercato attraverso un piano, il cosiddetto piano COVAX, di sviluppare un vaccino che fosse disponibile per anche i paesi più poveri, per gran parte del mondo, però diciamo che anche nel caso dei vaccini la legge del mercato è quella che sta prevalendo. È un po' come la corsa agli armamenti, è come è la stessa logica. Giusto. È un po' questa cosa un po' ha determinato anche il discorso, no? Di quello, io come paese sono più bravo di quegli altri, no? E sta passando anche questo agli occhi dell'opinione pubblica, che ma lo vediamo anche tra le regioni, no? Quella regione è più brava rispetto a quelle. È qui che si crea un po' anche forse la disinformazione o comunque i casi mediatici su fatti che realmente non ci sono, basta che un fatto sia spiegato come deve essere spiegato, sì. E il perché, soprattutto ricercare sempre il perché. Abbiamo parlato di vaccini, ma tu in un articolo ti sei occupato anche di un altro tema, ovvero gli anticorpi monoclonali. Noi qua in Toscana, a Siena più specialmente, abbiamo Toscana Life Science, che sta appunto studiando questi anticorpi, che ricordo sono delle proteine prodotte in laboratorio che imitano la capacità del sistema immunitario di combattere il virus. Angelo, ti chiedo, gli anticorpi, questi tipi di anticorpi possono aiutare contro la pandemia, e a che punto è l'Italia nella produzione di questi anticorpi? Allora, a un certo punto sono state presentate come la panacea, come la soluzione definitiva, ma in realtà l'utilizzo degli anticorpi monoclonali è molto limitato, nel senso che può essere risolutivo perché il loro utilizzo è efficace nelle fasi iniziali della malattia, e quindi evitano che delle forme medie, insomma di moderate e lievi della malattia possano progredire in forme gravi. E da questo punto di vista gli anticorpi monoclonali sarebbero risolutivi.
La questione qual è? Che sono molto costosi e soprattutto la loro somministrazione richiede l'ospedalizzazione. Allora, e quindi si crea un'altra forma di criticità. Perché? Perché sappiamo che gli ospedali sono sotto pressione e l'utilizzo degli anticorpi monoclonali richiede appunto di portare in ospedale delle persone che in teoria poi dovresti curare a casa. E quindi è questa una delle criticità degli anticorpi monoclonali. L'altra criticità è che è rappresentata dalle varianti, quindi ora stanno sviluppando altri anticorpi monoclonali per contrastare la variante. Quindi la strada in realtà è ancora lunga anche per l'Italia, per l'utilizzo e lo sviluppo degli anticorpi monoclonali. Però è chiaro che anche lo sviluppo di trattamenti, di terapie farmacologiche è fondamentale per contrastare il Covid. E quindi più la scienza va avanti, la ricerca va avanti, ecco, la scienza va avanti in questi campi, e meglio è, e più andrà avanti perché conosceremo meglio questo virus man mano anche nelle sue mutazioni. Io ho Vai Ale. una domanda che è comunque molto generale, però comunque mi sembra molto adatta, visto che comunque siamo a un'ora di trasmissione. Non ci viene chiesta nel dettaglio, probabilmente è un sottotesto rispetto a tante domande che ci vengono fatte, però è molto chiara, l'ho messa qui. Come cambierà la nostra vita dopo essere stati vaccinati? Ovvero, dopo il vaccino, tutto a posto, si riapre, è finito? Che periodo di transizione avverrà dopo la vaccinazione? Appunto, come cambierà la nostra vita dopo la vaccinazione? Allora, non, da quello che dicono gli esperti, non tornerà subito come prima, cioè ci vorrà del tempo, soprattutto per i viaggi internazionali. Questo perché non è sufficiente, appunto, il discorso è sempre, siamo interconnessi anche, e quindi fin quando non sarà raggiunta l'immunità di gregge tramite la vaccinazione in tutto il mondo, non sarà possibile tornare totalmente alla vita che facevamo prima, intesa come spostamenti, possibilità di fare viaggi in tutto il mondo. Diciamo che sarà un andamento per step, quindi all'inizio è proprio cerchi, cornici concentriche, quindi all'inizio potremo vedere i nostri cari, poi potremo spostarci tra regioni, quindi viaggiare all'interno dell'Italia, poi insomma sarà tutto molto, 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 molto graduale. È una delle, per poter permettere di frequentare dei luoghi anche chiusi, perché alla fine il virus, anche con queste nuove varianti, i contagi avvengono negli ambienti chiusi dove non c'è molta reazione, dove si sosta per tanto tempo. Sarà possibile frequentare in più persone anche gli spazi chiusi, anche luoghi come le palestre, come cinema, teatri, i ristoranti, insomma, tutti questi luoghi, man mano che almeno il 70% della popolazione sarà vaccinato. Prima, si creeranno queste sorte di bolle, nel senso di zone, frequentate da chi, come sta avvenendo in Israele, da chi, oppure la dimostrazione. L'idea di creare questo passaporto vaccinale che consenta di frequentare questi luoghi. Sicuramente non abbandoneremo l'utilizzo delle mascherine, dei dispositivi di protezione individuale e l'accortezza a lavarsi le mani e a mantenere un minimo distanziamento fisico, proprio perché non si sa ancora con certezza se chi si vaccina comunque può essere veicolo di contagio. E quindi
fino a quando non sarà raggiunta l'immunità di gregge tramite vaccinazione, che è intorno al 76-80% della popolazione vaccinata, diceva sempre il dottor Fauci. Quindi ci sarà un misto tra appunto patente vaccinale e utilizzo dei dispositivi. Però, ecco, mi sto vedendo tanti articoli che stanno uscendo in queste ultime settimane su quando si può dire che quando sarà finita la pandemia. Ma il problema è che è ancora presto appunto indicare una data, perché è un virus nuovo, appunto, e non sappiamo come evolve. Sei mesi fa non avremmo immaginato delle varianti, della presenza delle varianti, che, anzi, molto spesso all'epoca si diceva che SARS-CoV-2 era un virus molto stabile, che non variava, e quindi sarebbe stato sufficiente il primo giro di vaccinazioni per uscirne fuori. In realtà, non solo, che se ci fossero state delle mutazioni sarebbero andate in favore dell'essere umano, perché un virus per sopravvivere non deve portare alla morte delle persone, degli organismi che lo ospitano, altrimenti muore anche il virus. E invece queste nuove varianti sembrano, anzi, secondo me non si può più neanche parlare di variante, perché il nuovo virus, il nuovo SARS-CoV-2 è quello della variante inglese adesso in Italia, e quindi è anche più letale. E soprattutto colpisce anche persone più giovani, degli over 70. Quindi l'età si sta abbassando, e quindi è il virus che è in una fase evolutiva. E quindi diciamo che non finirà quest'estate, ma questo non era in previsione neanche un anno fa, cioè se ne parla, diciamo, si parlava sempre di dicembre 2021 come momento, è ancora oggi più o meno, non di uscita, però che saremo vaccinati e quindi potremo tornare quantomeno a vederci, a viaggiare, soprattutto nell'Italia, insomma, ad essere un po' più spensierati, ecco, diciamo questo. Fermo restando che l'ipotesi di vaccinarsi nuovamente, ora si dice ogni anno, poi vedremo che succederà, certo. È all'ordine del giorno. Anche perché ovviamente ancora non sappiamo quanto dura la copertura vaccinale, esatto, del vaccino, quindi sì, anche lì è tutto un ok, siamo coperti per ora, ma poi tra un anno forse, speriamo di no, ma sì, ovviamente ci dovremmo rivaccinare tutti, sì, e tanto mi dà tanto, sì, sì. Fermo restando che ovviamente va avanti cioè gli esperimenti vanno avanti, e quindi è vero, il virus muta, però anche i vaccini vengono aggiornati e sviluppati di conseguenza. Diciamo che in questa fase è ancora importante cercare di far girare il virus il meno possibile, perché più il virus circola, più muta, e quindi più muta, tra l'altro ora utilizzo una parola che insomma in antropologia si parla di coevoluzione, cioè stiamo vedendo una cosa del virus, e quindi non va neanche, ci sono tante mutazioni in aree geografiche diverse, però vengono riscontrate contemporaneamente in più posti lontani tra di loro, per cui ora si è parlata della famosa variante giapponese, ma quel tipo di mutazione è stata trovata anche negli Stati Uniti, quindi questo fa pensare anche a un'evoluzione del virus in questa fase di continuo adattamento con gli esseri umani. Quindi in questo momento, soprattutto ora che anche le campagne vaccinali procedono a rilento, e le persone hanno una sola dose per lo più, hanno fatto, ecco, ridurre la circolazione del virus è molto importante, perché il rischio è poi che il virus muti anche in relazione agli sistemi immunitari delle persone vaccinate che hanno fatto la prima dose, quindi diciamo che ora è una fase molto delicata. Sì,
Bene, Ale, allora io per Angelo non ho altre domande. Se tu magari hai qualche richiesta che ti è arrivata dalla puntata di giovedì. Beh, allora c'è una domanda che provo a prendere. Io però preannuncio che non ne so abbastanza. Io provo a prendere questa domanda. Se non ne sappiamo abbastanza, non rispondiamo, rispondiamo nei commenti e nel giornale stasera, perché la cosa appunto che ci teniamo è che diamo informazioni corrette a costo di prenderci il nostro tempo. Io non so cosa rispondere a questa domanda perché non sono abbastanza informato. Quindi se Angelo sa qualcosa in più e vuole rispondere, lo facciamo, altrimenti rispondiamo in serata senza fretta. Allora, sono state rilevate tre casi di trombosi, però stanno valutando se è legata alla vaccinazione o meno. Quindi siamo comunque in una fase di valutazione, non è Una stato situazione bloccato. simile a quella che è successa per Sì, ma AstraZeneca, anche per giusto? altri, voglio dire, anche nel caso dei vaccini mRNA, quelli. Pfizer e Moderna c'erano stati dei casi di trombosi, però non li hanno sospesi per quel motivo, però hanno valutato. Quindi diciamo che va detto che però questo non deve spaventare il vaccino sviluppato da Johnson & Johnson, ha la stessa, mi sa, forse l'avrà detto la dottoressa prima, ha la stessa tipologia, della stessa tipologia di sviluppo di quello di AstraZeneca. Esatto. Allora, io ringrazio tantissimo per questo intervento. Vale, se tu non hai domande, io ne ho No, io sono a un'ultimissima, posto. proprio giusto per approfittare, se magari altri 10 minuti, 5 minuti, per chiedere banalmente, cioè, tu da operatore comunque della comunicazione, la vostra esperienza come Valigia Blu, cosa avete imparato in quest'anno di pandemia dal punto di vista della comunicazione? Come noi potremmo migliorare il nostro lavoro? E se vuoi anche da antropologo, cosa hai imparato in quest'anno di primo anno di pandemia? Allora, da comunicatore, non arrivare a conclusioni affrettate, questo sicuramente. E quindi molto spesso descrivere, cioè, quello che sta accadendo, cercando di mettere insieme i tasselli in un modo fattuale più possibile, senza giudizi. Poi è chiaro che ognuno si fa un'idea, però poi. Quando scrivi articoli di questo di comunicazione della scienza, devi cercare un po' di spogliare delle tue interpretazioni, anche, ecco, diciamo così. Però è quello, sì, non arrivare a conclusioni affrettate proprio perché vengono smentite un attimo dopo. E poi cercare di appunto spiegare i vari soggetti cosa stanno dicendo e alcune dinamiche che ci sono soggiacenti, penso soprattutto alla comunicazione istituzionale, molto spesso i giornali scambiavano i comunicati, i media mainstream, i comunicati delle aziende farmaceutiche come se fossero gli articoli su riviste scientifiche, quindi questo ha contribuito a generare grande confusione. E appunto, proprio perché c'è grande confusione, c'è grande attenzione, alcune volte il silenzio fa bene. Ecco, sì, e soprattutto come ho detto io in apertura ad Alessio, molte volte il voler comunicare troppo crea solo disinformazione e Sì. quindi forse è bene, come abbiamo noi un po' la nostra filosofia, no? Comunicare un po' meno, ma comunicare quando abbiamo notizie Sì, certe, senza dover anche ricorrere DPCM, comunicati, fatti e via discorrendo. Tanto, perché ormai con internet, con i social, non è più il tempo degli scoop, voglio dire, giornalistici. Anzi, adesso sapere che una determinata testata pubblica qualcosa solo quando è certa, ecco, diventa fonte di credibilità e quindi viene consultata. Quindi scegliere altri tempi di uscita, di pubblicazione, da questo punto di vista favorisce, secondo me.
testata e Siamo la credibilità della perfettamente tua valenza. d'accordo. Da antropologo, allora, purtroppo è stato un anno molto intenso, quindi ho avuto difficoltà alla riflessione lunga, lenta. E quindi davvero non so cosa risponderti. Ma anch'io non ho la risposta, però mi immagino che tra 10 anni Sì. probabilmente questo periodo ci darà modo di studiare tantissime cose, sia su come probabilmente viviamo le città, o magari su come, non so, probabilmente come in questi 2 anni possiamo magari anche sviluppare in qualche modo le comunità digitali, come potrebbero interagire con la nostra. Cioè, mi immagino che una situazione del genere, pandemia, vissuta anche solamente 20 anni fa, sarebbe stata forse anche più difficile per il primo mondo, chiamiamolo così. Invece adesso siamo qui in smart working, che possiamo magari fare una chiacchierata e cercare di dare delle risposte al pubblico che chiede informazioni. Però Sì. anch'io Sarà non ho, cioè, sono molto curioso di sapere cosa verrà fuori tra 10 anni. interessante anche capire appunto come riprenderanno le relazioni sociali, quelle a stretto giro e il rapporto col tempo e con lo spazio. Sicuramente sarà molto interessante vedere cosa succederà nel momento in cui si riaprirà, in cui si potrà tornare, e anche rispetto alla fiducia dell'ignoto, negli altri, Esatto, ci ci sarà molto da aspettano capire. tempi particolari. Interessanti, vero? Sì. Va bene, noi ti ringraziamo, è Grazie stato a molto, voi. molto interessante. Noi lasciamo ovviamente, come abbiamo detto, tutto in descrizione, troverete sia il link agli articoli. Valigia Blu ha un interessantissimo Valigia Blu Live che si è svolto pochi giorni fa di 2 ore che vi consigliamo di vedere. Vale, io non ho altre domande, quindi ti ringraziamo veramente per essere Grazie stato Angelo con noi. per questa bella Grazie chiacchierata. a voi. Grazie, spero di essere stato esauriente. È chiaro soprattutto. Sì, Ok. certo. Grazie, buona serata, buon lavoro, a Ciao, presto. grazie. Ciao, Ciao. grazie.